bentornati in questo canale YouTube di animali domestici e dove trovarli. Oggi parleremo di polpastrelli di cani. Questi qui, sì. Lo so che a Roma sta facendo un po' nuvolo, un po' no, un po' sole, un po' no, però nel momento in cui fa sole fa sempre caldissimo, il pavimento è rovente e quelle povere zampette rischiano di stare male, screpolarsi, spaccarsi, tutto quello che adesso vi faccio vedere. Quindi, se non vogliamo fare dei danni veramente grossi alla bestiola, vi consiglio di fare le uscite al massimo e non più tardi delle 11:30 a casa e riprenderle poi dalle 16 in poi ad agosto. Aspettate anche le 17. Ovviamente, non vi preoccupate, resiste il cane, non è che se non lo portate giù a mezzogiorno l'una, saltate la pipì del pranzo e fate venire il professionista, che tra l'altro si sentirà male appresso alla bestiola, evitate, non ce n'è bisogno, resistono. Resistono tutta la notte, quindi figuratevi se non resistono. Per proteggere ancora di più sia il tartufo che i polpastrelli delle bestiole, potete prendere o in parafarmacia o nel negozio di animali dei prodotti molto naturali, che così se si leccano, anche se l'avete massaggiato per bene, non succede niente. Questo mi trovo molto bene, io lo spalmo prima e dopo la passeggiata. Per il naso potete usare questo prodotto, ad esempio, che lo proteggerà dal sole. Per oggi è tutto, vi ringrazio, alla prossima!